L'Italia non è un paese per giovani. Infatti, uno su cinque non studia e non lavora. I NEET, cioè i giovani senza un impiego e fuori da qualsiasi percorso di formazione, sono oltre 2 milioni. Si tratta di più del 23% della popolazione tra i 15 e i 29 anni, contro una media europea del 17,6%. Quello italiano è il dato peggiore tra i paesi dell'Unione Europea. Lo studio è stato presentato da Save the Children Italia nella cornice di Impossibile 2022. Si tratta di una realtà tra le più drammatiche in Europa per quanto riguarda le condizioni attuali e prospettive future di milioni di ragazze e ragazzi. Mancanza di opportunità lavorative, tasso di povertà assoluta ed educativa che è tra i più alti in Europa, assenza di adeguati sostegni per minori provenienti da famiglie svantaggiate sono solo alcuni tra i fenomeni più allarmanti. E i numeri non accennano a diminuire, anzi. Rispetto al 2020 sono stati più di 97.000 i ragazzi che hanno abbandonato lavoro o percorso di istruzione, complici anche gli effetti della pandemia da coronavirus. Il fenomeno, però, non è diffuso in modo uniforme. La percentuale di ragazze supera quella dei ragazzi e anche geograficamente si riscontrano diversità. In Sicilia, Campania e Calabria, ogni due giovani occupati ce ne sono tre fuori da formazione e lavoro. Il problema è ben più radicato e parte dal periodo scolastico. Secondo il report di Save the Children, il 44% dei ragazzi e delle ragazze non è in grado di raggiungere un livello minimo di competenze in italiano al termine della scuola, non riuscendo a comprendere appieno il significato di un testo scritto. La percentuale sale al 51% per materie come matematica. Questi dati confermano una forte dispersione scolastica, ovvero il mancato raggiungimento del livello minimo di competenze scolastiche. A causa del lockdown e della discontinuità tra lezioni in presenza e DAD, la situazione si è andata ad aggravare. Ma come recuperare questa grave situazione? Il portale Giovani 2030 vuole rappresentare la porta d'ingresso a opportunità e iniziative che istituzioni pubbliche, università, enti del terzo settore mettono a disposizione dei giovani. Gioca in questo senso anche l'estensione di programmi come Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà. Per i giovani tra i 25 e i 29 anni, l'Unione Europea ha fissato un obiettivo comune, stabilendo che la quota di NEET dovrebbe essere inferiore al 9% entro il 2030. Tieniti aggiornato sulle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo con la nostra app e sul nostro sito. Segui i nostri canali social per tanti contenuti esclusivi.